Preferiresti venire su Tizio Rage o Ciro? Ah, realisticamente parlando, Ciro. Perché non riuscirei a segarmi davanti a Tizio. Nemmeno davanti a Rage. Nemmeno davanti a Rage, raga. Oddio, però ti devo. No, no. If you like Mutual Video, you will love Mutual Life. Link in the description below. Voglio questa domanda assurda. Cosa faresti con 1 milione di denari? Casa, finisci di pagarla. La vendi e ne compri una più bella. Pagheresti un sicario per uccidere i vicini? Non ce n'è bisogno. Il sicario si chiama tempo. A parte quello, nel senso, comprerei un'altra casa. Vabbè, no, non fa il serio, dai. Allora, comprerei un'altra casa e la metterei in In affitto. Ripago una delle due case, comunque la continuo a pagare. Con il resto? E con il resto, allora, sono realista, la prima cosa mi levo delle soddisfazioni che voglio fare. Vedi il conto con 1 milione, la prima cosa in assoluto che fai. Mi rifaccio questa casa e la rifaccio come cazzo Non voglio. ci credo. Sì. No, bro, non è il primo acquisto che fai. La prima cosa che faccio è faccio lo screen, ti mando una foto a te, a Vinx, tutte e due, faccio che cazzo è successo. E ti dico, brother, scusa, ho sbagliato conto. Ah, E ti e ti dici, dico, ah, ok, ok, e e mi te li rimando. rimando. Quindi adesso 1 milione tocca a me. Appena mi arrivano i milioni di tizio che ho inculato con successo, dico, tizio, grazie mille per avermi salvato la vita, era un placement, ti do una parte e gli do 50.000 euro. Allo stesso tempo do 50.000 euro anche a Vincenzo. Tolto questo, così ha una coscienza pulita, perché lui un po' di soldi ce li ha, Ne quindi molto bene. rimangono 900.000. Rimangono 900.000. Brother, una casetta piccolina per i miei genitori. Una delle prime cose in assoluto, mi compro un joystick che non costi 29 euro. No, devo essere realista. Mi prendo quel joystick che costa 59 euro. Chi spende 59 euro? Un ricco. Seconda cosa in assoluto che mi compro, la tuta per la moto. Il problema è questo, è che te stai guardando le piccole. Brother, io ti faccio un esempio di una cosa. Quando Allora, mi sono te. arrivati i soldi del concorso che ho vinto, che erano 15.000, ho urlato, sono impazzito. E una delle prime cose in assoluto che ho fatto è stata comprare una cazzata che non potevo prendermi. Perché? Perché non c'avevo i soldi. Quindi ti ripeto, il joystick, tu dici, ah, no, no, fidati, avessi 1 milione, io mi comprerei un joystick. Tralasciando ora il discorso spese così. La prima cosa che realmente che co costa veramente tanto è che ti compreresti. Un PC non, in realtà, ragazzi, non costa tantissimo. Un Panigale V4. Scusami l'ignoranza, sono ignorante. La prima cosa in assoluto? Ah, una moto. Costa A tanto. partire da 27.000 Costa, euro. Non costa. hai accettato il mio parmigiano perché pensavi fosse avvelenato. Vecchio! È È il ragazzo di quello oggi! di oggi! È quello di Vecchio, oggi! allora, onesto. Ah, per chi non lo sapesse, oggi il ragazzo che mi hai riconosciuto insieme all'altro mi ha chiesto se volessi un pezzo di parmigiano. E io sta cosa l'adoro. La cosa che quando mi fermate mi dovete proporre del cibo è fantastica. Però sai perché ti ho detto di no? Prima di tutto dovevo tenermi quel pezzo di parmigiano dentro le tasche. E non c'avevo troppa voglia. Seconda cosa, stavamo prendendo proprio la schiacciata assurda. Non avevo nulla per grattarlo sopra. A me il parmigiano a morsi così non mi faceva impazzire. L'avrei preso, ma è solo perché il parmigiano non mi fa impazzire. Fosse stato pecorino, me lo sarei messo nel culo. Muso, che hai regalato a tizio per il compleanno? Una sedia. Questo, il prossimo compleanno, vedrete. Questa qui ha 5 ruote, il prossimo anno ne avrà solo 2. Hai fatto sesso con tizio, va bene. Più grande difetto dell'altro. Testardo. Un tuo difetto. No, onesto, puoi dirlo. È un tuo difetto. No, non è vero, il testardo non è vero, perché tu non sei in realtà testardo. Io pecco di superiorità e basta. Per me, io pecco di superiorità perché mia madre ti ha detto che lei non c'era mai in casa. Quindi sono dovuto crescere da solo Sì. perché lei lavorava Sì. continuamente. Quindi io tutto quello che ho imparato, l'ho imparato facendolo io. Quando io devo fare un qualcosa, se vedo che qualcuno prova a dirmi delle cose, io ti dico la mia dicendo che ho ragione perché effettivamente ha sempre funzionato nella mia vita in quella maniera, ok? Dovrei stare magari zitto e non far vedere che effettivamente so dell'argomento. Brother, è quello che dicevo, è quello che volevo dire io. Capito? In ogni argomento, come se io da qua ti dico quella moto è storta. Tu mi dici no, è dritta. Io dico no, è storta. Perché da questo angolo visivo dove sono io, la moto pare storta. Perché te c'è il tuo punto di vista e non Ognuno ha un ognuno punto di punto di. vista Sì, basato su una certo. cosa. Quindi, cioè, non è un difetto, lo diventa nel momento in cui non accetti che ci sia un altro punto di vista. Invece, il mio No, il difetto? tuo difetto, Dai, il bro, mio lo difetto, distruggi. però è no, no, perché allora, Dai! se hai bisogno tipo di una mano o cose del genere, potresti più parlarne.
invece che fare sempre tutto da solo. Sono un uomo, non ho bisogno di parlare. Ma vaffanculo. No, questo però invece è un luogo comune di tutti noi uomini. Beh. In realtà è una cazzata, perché sei veramente un frollino di merda. Noi uomini siamo predisposti al fatto, ma proprio perché lo dicono anche degli studiosi, a cercare di non parlare tra uomini. È vero. Due donne sono più predisposte a parlare dei propri problemi, delle cose che le lacciano, due uomini no. Limonati tizio. Già fatto ieri. Quando fai OF? Ce l'ho già OF, però non ci metto più le foto. Siccome ultimamente mi stanno arrivando un sacco di richieste. Ma Katia, io e Katia ci siamo lasciati da un anno. Avete bisogno che ve lo dica? Vedete che lei è con altre persone e io con altre ancora. Fa contatto. Porco due vecchio, ma hai visto? No. Oddio, ho cagato io. Bro, qual è la tua opinione sugli uccelli? Inteso come animale o come... Credo uccello. Che ce l'ho anche tatuato nella mano. Non è una fenice. Ma che fenice? Una rondinina, tipo. Bro, gli uccelli mi piacciono, però non capisco quelli che dicono: ah no, bro, la moto fa casino e disturbi gli uccelli che non sanno dove andare e muoiono. Quello non lo capisco, cioè se sei un uccello e vedi una moto e ti dà fastidio il rumore, ti devi dare il cazzo. Ma lui non ci può far nulla. Non ci può far nulla, c'ha le ali, può andare dove cazzo vuole. Cosa ne pensate del mondo paranormale? Avete avuto delle esperienze? Io penso che il mondo paranormale è un rifugio per molti e una speranza per altri. Perché credere in qualcosa che, di cui non hai le prove e sperare è a tutti gli effetti una sorta di fede, capito? Sarebbe bello, lo diciamo perché? Perché magari tutto deriva da aver paura di morire, di sparire per sempre. Quindi l'idea che invece esiste un altro mondo dove puoi rimanere in contatto ti rasserena. Però bro, ci sono delle cose che non sai spiegare, come non sai trovare la particella della gravità. Questo dove l'hai letta? Vecchio. Bellina, eh? Ti stai acculturando. Io sto leggendo dei libri, sto impazzendo. Sei spaventoso. Cioè, sto riuscendo ad avere dei discorsi ieri che sera... sono sbagliati, ma hanno un senso. Ieri sera eri stunnato. Vecchio, tu non parlare di ieri sera. Regà, piccola virgola. Ieri ho iniziato a leggere un libro fatto da quello lì di Gustav Jung. Lui era un pazzo scatenato. Il libro è un continuo trip mentale disumano. Te invece cosa ne pensi del paranormale? Figo. Mi piacerebbe viverlo. Mi incuriosisce perché magari ci sta che qualcosa di inspiegabile, cose che oppure puramente casualità atroce. Però è un po' come l'ignoto, ok? È un po' come il mare. Immaginate il mare, che te sai che è stato scoperto fino a un certo punto. Noi sappiamo che c'è qualcos'altro lì sotto. Certo. Ma non sai cosa c'è. Magari c'è ancora un megalodon. Avete provato il panino tipico che fanno al mercato coperto? Cosa vuol dire? San Lorenzo. Penso che sia il mercato di San Lorenzo. Non so cosa sia. Questo qui è una molestia a tutti gli effetti comunque. Ma stasera cucinerai ancora nudo, magari senza quel grembiule. Faccina pervertita, faccina pervendina. Fetish che vorreste fare? Non ti senti soddisfatto? Non hai... soddisfatto dei tuoi fetish? Io ho soddisfatto un botto di miei fetish. E dipende da che cosa intendi, nel senso se parli a livello sessuale o se parli, perché fetish non può essere solo a livello sessuale. Credo che fetish sia più riferito sessuale. A livello sessuale, okay. Non lo so, non in realtà che fetish vuole fare. Ah, fetish, quando hai un fetish fallo fino. Non è così facile. Allora, l'unico che non è un fetish, vorrei andare con una trentenne. Ah, vero, l'avevi detto. L'avevi detta questa cosa. Oppure con un'infermiera. Un ospedale. Non so proprio ospedale, magari tipo in un ambulatorio. Io probabilmente perché sono troppo vecchio, quindi magari non vedo questo discorso del fetish. Secondo me il fetish deve sempre rimanere dei paletti. Ci sta. Dei paletti. Cioè, non è che può essere creato così. Il fetish tutti e due bisogna essere consenzienti di quel fetish lì. Io ho provato lo sputo. Sì. È la sputa. Te? Sì. Ok, giustamente. Ci siamo sposati anche ieri sera. Se un bambino di 8 anni ti prende per il culo perché lo hai fatto vincere, quindi crede di essere più forte. Nella partita dove lo fai di nuovo vincere perché è un bambino o lo demolisci? Cioè,
tu sfracelli il culo a un bambino. E detto così è molto sbagliato, non è un mio fetish. Lui dice, ah, sono più forte. Te cosa fai? Fai una partita e lo fai rivincere? Io ti parlo per esperienza. Lo massacro. Io lo massacro. Che venivano da me e facevano, ah, oh, Andrea, hai perso, non sai giocare a Tekken. No, io non con i videogiochi, ma più tipo con... facevano un braccio di ferro, cose così. Spaccato tutto il gomito. È giusto sfracellarli perché iniziano a capire che la vita non è fatta solo di vittorie. Bravo. Un consiglio che qualcuno a 15 anni non ha mai dato al primo bacio e sta soffrendo psicologicamente. Stavo per insultarti, onestamente. Cazzo. Ragazzi, a 15 anni, se soffrite per un bacio, sparati una sega. Ci sono persone che hanno dato il primo bacio a 20 anni, ma anche a 21 e tutto il resto. Più che altro non state lì a fossilizzarvi sul discorso, ah, non ho la ragazza. Ti faresti traponare il culo per 1000 euro? Se no, per quanti soldi? Io dico che secondo me la risposta... 1000 euro? Sono sincero, no. No, no, 1000 euro no. Io ti dico anche a dire un'altra somma plausibile. Stai per dei 5000? No, molto di più. Tipo io lì per lì ti direi... Tanto, deve essere una cosa che io fa una volta, 50k. Ok, ci potrei pensare molto. E se io adesso tiro letteralmente fuori 50.000 euro qui, secondo me tu in testa ti viene da dire... Cazzo, non lo voglio più fare. Non lo so perché non ci sono e non ci voglio arrivare a quel momento lì. Bravo, non ci vuoi arrivare. Tu dici una cifra, ma da un lato speri che non ti arriva quella cifra. Perché non vorrei. Appunto. Hai mai pensato di farti un tuo amico? Tipo distruggerlo. Quindi vuol dire, vecchio, ti esce la schiumetta dal culo. Amico no. Un'amica? Tutte no. No, amiche tutte no. Sono quelle con cui magari non sei più legato, che dici. No, ho visto soltanto l'inizio e mi ha fatto ridere, dai, fammela leggere. Il culo di tizio. Ah, ok. Riuscirebbe ad attutire più fall damage rispetto al tuo? Quanto è il massimo da cui sei caduto? Bro, mi hanno preso sotto con una macchina, sono salito sopra 3 metri. È che il mio è tutto osso. Posso? Bello! Bro, io posso vantarmi di avere un bel culo, quello sì. Cioè... Ovviamente erano finti clap, eh. No, no, ma sculacciato come una troia. Oh, vecchio, il mio schioppetta bene. Definisci culo bello uomo. Un culo bello uomo, sai qual è? È quel culo che lo guardi allo specchio e dici, oh, però sai che è il tuo culo. E anche i tuoi amici lo guardano e dicono, oh, però sanno che è il tuo culo. Domani Pandora. No, ma... Ci sarà? Ma... Spoiler? Ma... Prossima settimana, non ve lo potrei dire. Stai per tirare una bomba? Non si tratta di Pandora, ma tenetevi pronti. Ah... Brother, non dico nulla.